Responsabili di Cotoletto, dalla prima
prima a lottare. Se vi mettete in piedi, se possiamo. Poi abbiamo una rappresentanza di San Pancrazio, motivo per semplice, quando hanno saputo che si stava organizzando e iniziando questa sala e hanno partecipato anche loro dando dei soldi, quindi è con la presenza di San Pancrazio. Poi abbiamo Luigi Dominelli e moglie. Luigi. Ha preso mano tutto questo ambiente, diciamo, con i lavoratori e tutto il resto. E poi abbiamo Francesco, Cristina, l'illuminare delle voci, microfoni e tutto. Poi, qui mi si dice di presentare un attimino la realtà del cammino neocatecumenale a Gottorego. Sì. Qui in Don Pietro, venendo da Porto San Giorgio, ha invitato il responsabile, diciamo ex responsabile della comunità di Porto San Giorgio, quindi l'ha accompagnato, Stefano e lui. Qualcuno che sì, avevo sperimentato, ecco la storia del cammino,
iniziando da una realtà concreta di morte, di crisi, e vedere che questo nostro Signore Gesù Cristo interviene nella nostra, come è intervenuto nella nostra vita, e ha aperto questo cammino a cuore attraverso tante cose. Quindi poi faremo una lettura, e questa lettura è scelta, non so sinceramente da chi, però anche lei ha una storia, perché stamattina, se vi ricordate dal filo delle letture, c'era San Vera, il sacerdote, che ha preso proprio questa lettura che noi ascolteremo stasera. Quindi stamattina ha già preparato questa parola, questa sera. Quindi ora faremo un canto, non voglio dilungarmi, un canto che ci introdurrà in questa piccola, posso dire, celebrazione. Poi ci sarà un rito di benedizione su questa casa e due, tre interventi, se possibile. Quindi dopo la lettura avremo un intervento di Don Pietro, il sindaco o rappresentante, e prima di iniziare il tutto, una esortazione di Don Arturo. Quindi in piedi facciamo questo. Ma scelta e preziosa davanti a Dio.
Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. A questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Seduti, primo intervento, Don Pietro. Bene, tanto vi ringrazio cuore, anche per me è la prima volta che la vedo, perché quando l'ultima volta non c'era ancora niente, credo. Quindi c'erano addirittura qui ancora tutte le cose, era un deposito di materiali. Volevo fare un attimo una breve storia. Questa proprietà, diciamo, dei miei genitori, era dei miei genitori, e qui abitavano i miei nonni materni, mio zio, diciamo. E qui era la stalla, una volta, piccola stalla con un'altra attaccata per il cavallo. Poi sono morti, è rimasto tutto così. Poi a un certo punto i miei genitori sono venuti ad abitare qui, hanno sistemato alcune case qui, perché ci ha abitato anche Marco, mio nipote, per un periodo di tempo. E poi hanno fatto piccoli appartamenti dove abitano varie persone. E questo locale era rimasto così, diciamo, l'avevano sistemato per forse fare una casa, perché l'avevano impostato per fare un appartamento, insomma. Però è rimasto, non c'era necessità, e così. Poi questo signore qui davanti a me, Angelo, la causa di tutto, perché lui è venuto una volta, mi ha detto: senti, noi cercheremo un ambiente dove poterci incontrare, celebrare. So che c'è questo locale, perché a tuo padre, io ve lo dico, però se vieni anche tu, siamo in due. Tuo padre all'inizio aveva dato una sorta di, rimasto quasi entusiasta, poi facendo due calcoli e soprattutto pensando a queste persone, dice, ma insomma si è soprassedutto. Poi questa parte è toccata a me, la cosa, diciamo, è rinata, questa è richiesta, c'è la necessità forse, molto regolo, di avere una sala per celebrare, per il cammino soprattutto. Io non avevo nulla in contrario, però c'era Don Arturo che aveva già messo in opera la ristrutturazione della chiesa. Dico, ma chiediamo a Don Arturo cosa si vuole pensare di fare. Dico, Don Arturo, se io dovessi dare in questa sala, creiamo problemi, parrocchia, oppure per anche, diciamo,
So che tutta la parrocchia sta facendo uno sforzo enorme per la Chiesa e lui mi ha dato un senso. Quando va bene facciamo due eucaristie, anche noi abbiamo otto comunità,
e dobbiamo metterle insieme. E poi, diciamo, la cosa fondamentale, che già come siamo disposti, anche il nostro stile, è imparare a guardarci in faccia, a conoscerci, perché la comunione nasce se ci conosciamo, se impariamo a volerci bene. E quando ci si conosce molto diversi, ma però questo è il segno che Cristo è risorto. Perché come facciamo a sapere che Cristo è risorto? Nella coinonia che solo Lui sa creare tra di noi, dove si realizzano le grandi promesse messianiche: il lupo dimorerà con l'agnello, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. E così siamo noi, chi lupi, chi bambini, chi serpenti. Però questo è il miracolo che qui veramente è divino, che solo il Signore può fare nella comunione. Ecco, mi hanno detto di dire una parola sui dipinti. In ogni sala qui sono rappresentati, diciamo, il grande annuncio, sapete che della Vergine Maria, qui la nascita di Gesù, il cammino è come una gestazione, è una nascita dell'uomo nuovo, e qui rappresentato, diciamo, secondo lo stile dell'iconografia orientale, la nascita di Gesù. Voi vedete, Maria non guarda neanche il bambino, è avvolta nel mistero. Com'è possibile che Dio si faccia carne in me? Problema che anche questo uomo, che è San Giuseppe, che ha davanti questo vecchietto vestito di pelli, che rappresenta il demonio, che ha un bastone secco, che dice: ma dove vai tu che sei, diciamo, questa è una vergine, come può generarsi da un bastone secco e qualche una vita? Ecco, questo bambino, che è il figlio di Dio, che già preannuncia che lui sarà il Messia, figlio dell'uomo che entrerà nella morte. Infatti la culla assomiglia molto al sepolcro, c'è una simmetria, le bende, lo stesso delle bende qui, quando entrano e vedono le bende, e lui è già preannuncia la resurrezione, che è appunto il quadro qui alla mia sinistra, dove gli angeli dicono alle mirofore, a queste donne che portavano la mirra: ci cercate, non è qui, è risorto, andate in Galilea, tornate al primo amore, là mi vedrete nella evangelizzazione. Al centro c'è l'Eucaristia, come rappresentata nelle icone, diciamo, orientali. Stavano tutti attorno per indicare proprio che l'Eucaristia è comunione. Però c'è un elemento, quello che mette la mano sul tavolo e prende il pane, quello è Giuda. Giovanni lo si riconosce perché ha il suo, diciamo, la sua testa sul petto di Gesù, come dice il Vangelo. E questo ci ricorda due cose: che non possiamo fare Eucaristia se non nella comunione, ed è sempre la cosa più tremenda dell'Eucaristia, essere mondani, nel senso di tradire il Signore, che si può mangiare del corpo di Cristo in modo indegno. E Giuda, che lo tradirà da lì a poco, mangia l'Eucaristia. Questo è un monito per tutti: fare l'Eucaristia, il dono più grande che Cristo ci ha lasciato, il sacramento della sua una delle sue presenze in mezzo a noi. L'importante allora, ecco, questi luoghi dove ci si guarda, perché è
le chiese una volta erano, come dire, a protone, no? C'era l'altare, poi si scendeva, tutti guardavamo verso l'altare, che aveva un significato importante per indicare che l'uomo è in cammino verso la Gerusalemme celeste. Questo modo circolare ci costringe a guardarci. Può darsi che io e mio fratello non siamo in comunione, se facciamo l'Eucaristia insieme ci dobbiamo guardare, se lui è lì e io sono qui. E la domanda che questo dipinto ci dice: ma tu stai mangiando indegnamente il corpo di Cristo? E allora noi abbiamo una parola: se ti accorgi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta lì, vai prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrire la tua, diciamo, la tua offerta. Ecco, diciamo, pare che il Signore abbia voluto costruire questa casa. Sapete, non c'è comunità senza casa, non c'è famiglia senza casa. E allora che veramente questa casa è intitolata la casa di Betania, casa di accoglienza. Betania era la casa di Lazzaro, Marta e Maria, casa, non sappiamo bene il significato, casa dei poveri, del povero. Ecco che qui tanti poveri, che forse sono poveri dentro, perché oggi ci sono molte sofferenze, nonostante abbiamo, come dire, cerchiamo di dire sempre ma tutto bene, tutto ok, ormai l'espressione tutto ok, abbiamo tutti dentro, invece punti deboli dove il demonio ci può attaccare. E allora ecco qui possiamo, un luogo dove speriamo che tutti questi poveri possano trovare una parola di conforto, dell'olio sulle loro fiamme, un cibo di vita eterna, che è l'Eucaristia. Lavoro a tanti, a tanta gente.
abbiamo realizzato, dobbiamo confermare la loro fatica gioiosa nel poter contribuire a donare alla comunità dei portolinghesi nel tempo e anche oltre quella data due ambienti veramente molto molto preziosi. Quindi per dire, mai lasciare a noi stessi la decisione, lasciamoci guidare, perché il Signore parla anche attraverso la storia, no? Le nostre radici. E quindi se il Signore ha voluto così, qui c'è un risultato abbastanza immediato, no? Con 7 mesi. Il progetto per la parrocchiale è durato 7 anni e tra 5 anni l'anno prossimo dovrà concludere il tutto e ci sarà una degna inaugurazione della parrocchia, come si sta vivendo giustamente questo. Quindi con grande serenità, quando il Signore costruisce la casa non dobbiamo temere alcunché, perché lui vede e lui provvede. Mi piace davvero coltivare un passato vivo. La stola che sto indossando era di Don Francesco Vergine. Chiesta al mio ingresso, ormai 13 anni fa, e ho voluto mettermela anche in questa circostanza. Un passato vivo che diventa un presente davvero promettente. Allora permettete che faccia riferimento, ecco, a un detto ebraico. Ecco, per concretezza e incisività. Un rabbino istruiva una volta i suoi discepoli. Nel corso dei suoi insegnamenti domandò loro: quando comincia il giorno? Uno tra loro rispose: quando si alza il sole e i suoi 12 raggi abbracciano la terra e la rivestono d'oro. Allora un nuovo giorno incomincia. Ma il rabbino non fu soddisfatto da tale risposta. Così un altro discepolo si arrischiò ad aggiungere: quando gli uccelli cominciano a cantare in coro le loro lodi e la natura stessa riprende vita dopo il sonno della notte, allora comincia un nuovo giorno. Anche questa risposta non accontentò il rabbino. Uno dopo l'altro, tutti i discepoli tentarono di rispondere facendo una figuraccia, di non essere all'altezza delle attese del loro maestro. Infine i discepoli si arresero e con agitazione domandarono loro stessi: allora, dacci tu la risposta giusta, quando comincia il giorno? Ecco il rabbino rispondere con estrema calma: quando vedete uno straniero nell'oscurità e in lui riconoscete vostro fratello, in quel momento il giorno è nato. Se non riconoscete nello straniero vostro fratello, vostra sorella, il sole può essere sorto. Gli uccelli possono cantare, la natura può riprendere vita, ma fa ancora notte e le tenebre sono nel tuo cuore. Ecco, desidero condividere in questo momento con voi questo richiamo di una sapienza eccezionale. Il vero giorno incomincia quando tu vedi in ognuno di coloro che ti vengono incontro un tuo fratello, la parte viva della tua famiglia,
una parte integrante del tuo vissuto. Ho risentito in questi giorni il discorso con cui il Santo Papa Paolo VI concluse il Concilio Vaticano II, quando dichiarò in maniera molto forte: per la Chiesa nessuno è straniero, nessuno è lontano, nessuno deve sentirsi estraniato. Siamo tutti fratelli. Ma questa fraternità è possibile soltanto se al centro mettiamo lui, la pietra che i costruttori avevano scartato, Gesù Cristo. Le sofferenze del mondo d'oggi, delle singole persone e delle società e dei popoli, tutto dovuto al fatto che Cristo è stato dimenticato, non è conosciuto e non è accolto come esempio di vita e come forza per vivere quella che sempre il Santo Papa Paolo VI dichiarò: la civiltà dell'amore. E senza l'amore non c'è vita, senza l'amore non c'è futuro, non c'è speranza. Ecco perché questo luogo è un luogo di benedizione per tutti, vicini e lontani, perché tutti possano ritrovare questa novità, riconosciuti come fratelli. Questo è missione per voi del cammino del Battesimo. Credo che il Signore vi consegni a questa esperienza mirabile di Chiesa la sua stessa missione. Andate, non aspettate che lo straniero si faccia vicino, non mettete in attesa in me. Andate, io vi metterò, come ci ha promesso, sapienza, lingua e cuore adatti per poter portare il tesoro di cui il mondo ha bisogno per vivere, il Vangelo, la proposta di vita che scende dal cielo, ma chiede di essere incarnata, come qui, alle mie spalle, vedete il mistero dell'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Gesù Cristo. Questo è il tesoro più grande. Portando da per noi questa fraternità, vi chiedo davvero uno sforzo in più per scattare un pregiudizio che credo che ancora sta innervando alcune pensieri, alcune coscienze, che siano comunità un po' troppo chiuse. No, non esiste una Chiesa chiusa, esiste soltanto la Chiesa che è aperta per la missione, come il suo Signore è sempre presente e agisce in mezzo a essa con le braccia allargate, dalla croce all'accoglienza, al dono dello Spirito che ci permette di continuare a meglio ad essere fratelli degli altri. E allora il coraggio che mi consegue proprio questo: amati dal Cristo, riconosciuti fratelli e amici, avere veramente questa gioia di avere questa attenzione verso tutti, incontrando tutti, perché l'amore del Signore riempie l'universo, il suo Spirito abbraccia tutto ciò che esiste, anche in questo minuscolo granello di polvere che è la terra, dove il Signore ha compiuto meraviglie e non verrà meno del suo disegno di sapienza e di grazia, finché non vi sia giunto. Amen. Preghiamo.
noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, o Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestati in Cristo per la vita e ci hai fatto membra del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, Pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Ma che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, di venire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questo locale ad uso delle comunità neocatecumenali di Cottolengo e della comunità parrocchiale e civica, e rendilo punto di riferimento ed incontro al servizio della nuova evangelizzazione di questo terzo millennio. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Vogliamo in questo momento raccogliere tutte le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore, come lo Spirito ci suggerisce, e offrirle al Padre con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato e che è qui presente per condividere con noi e per noi. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Santa Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, il frutto del tuo seno,
solo da chiarire una cosa certa. Allora, il leggio e il trono non solo non fanno parte dell'arredamento, siamo stati in ritardo. Perché? Perché ci mancava il progetto. Quindi sia il leggio che il trono sono fatti artigianalmente e sono uguali a quelli della Bossa di Galilei. Arriverà tra l'altro. La vostra presenza, la vostra informazione.